Maria Angioni, la PM che dal 2004 al 2005 indagò sulla scomparsa di Denise Pipitone, ha rivelato che durante le indagini iniziò ad aver paura. Ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, la donna ha fatto dichiarazioni alquanto inquietanti. Secondo Angioni, nel momento del rapimento, diverse persone sono intervenute ed hanno collaborato alla sparizione della piccola Denise. Ma vediamo nel dettaglio quanto dichiarato dal PM. Nel luogo dove è stata rapita Denise Pipitone quel giorno c'era un sacco di gente, tante persone e tutte rientranti nella cerchia della famiglia allargata. C'erano e hanno fatto qualcosa di sospetto. Questo ha ulteriormente complicato le indagini. Il signor della chiave è stato il primo che ci ha dato uno spezzone del film, però non è detto che i due signori che hanno messo la piccola nella barca a remi abbiano fatto tutto da soli. Noi non sappiamo esattamente chi ha preso la bambina. Secondo la mia ipotesi, più persone hanno collaborato al sequestro e ci sono stati più passaggi di mano della bambina, anche il fatto che sia stata messa in una barca a remi. Noi sappiamo anche da altre vicende che da una barca a remi poi si passa ad una barca più grande. È possibile che ci siano state sentinelle che hanno mandato il messaggio ad altre persone, persone che volevano bene alla bambina e che sono intervenute in un secondo momento, prelevandola e portandola via, perché la bambina, così come era stata presa quel giorno, poteva essere presa anche in un secondo momento. Allora si spiega perché c'era tanta gente sospetta. Tutti hanno cercato di prendere in giro gli inquirenti, sia quelli che l'hanno presa, sia quelli che hanno bloccato ciò per impedire che le fosse fatto del male. Solo così si spiega perché ci fosse così tanta gente che non ha tenuto comportamenti cristallini. Quindi, secondo il PM, ci sono due fazioni, una definita buona e una cattiva, che hanno entrambe partecipato alla sparizione della bambina. L'intento della prima fazione sarebbe stato quello di far del male a Denise, mentre la seconda fazione l'avrebbe tratta in salvo facendola sparire. A sostegno di questa ipotesi potrebbe esserci una foto pubblicata dall'avvocato Frazzitta che ritrae una bambina fortemente somigliante a Denise insieme ad altri bambini in Slovenia. Giudicate voi. In quella foto quella bambina sembra davvero lei. Il magistrato che seguiva il caso disse che secondo loro quella bambina poteva essere lei. Poi ci sarebbe quella telefonata fatta da Anna Corona alla madre, prima che la stessa Piera Maggio sapesse della sparizione della piccola Denise. In quella telefonata la signora Corona chiedeva alla madre di prendere lei le due figlie, perché a Mazara era successo qualcosa di molto grave. Ma allora Denise è ancora viva? Se non lo hai ancora fatto, iscriviti e attiva la campanella. Ti terrò informato su ogni novità.